Il gol di Caturano nel recupero della gara tra Fermana e Cesena, che termina 2-2, rende lo 0-0 di Olbia punto prezioso in ottica classifica per il Teramo. Vantaggio inalterato sulla zona play-out da parte dei biancorossi, sempre di 4 punti e con 4 gare al termine del campionato. La gara del Nespoli non è un trionfo di agonismo, soprattutto nel primo tempo. Il match ha un peso specifico importante per la classifica per entrambe le squadre, che si presentano appaiate a quota 37 e la prima frazione è tendenzialmente soporifera. Fiorani ci prova dalla distanza sponda Teramo con tiro che termina al lato. Una incursione potenzialmente pericolosa di Mordini viene poi murata dalla difesa di casa, ma l'unica vera azione degna di nota dei primi 45 minuti è un tiro dalla distanza di Ragazzo, che Perucchini alza al 27esimo in calcio d'angolo. Guidi vuole dare vivacità e cambiare le caratteristiche dei suoi in campo, così ad inizio ripresa entrano Bernardotto e De Grazia per Rosso e Malotti, con il centravanti ex Avellino che dopo mezz'ora però sarà sostituito da Rossetti per il riacutizzarsi di un dolore al piede. Prima di lasciare il terreno di gioco gira al lato al nono un cross di Lombardo e si ripete poco più tardi quando è Arrigoni a servirlo, non impattando bene con la sfera. Il Teramo sembra alzare i giri e dal 21esimo tocca ad Andrea, anche lui non al meglio, provarci dalla distanza. L'Olbia prende le misure alle nuove vesti del diavolo e dal 22esimo Emerson disegna una traiettoria da lontano che termina alta. I veri rischi però arrivano dopo. Mancini entra al posto di Iudo e dal 27esimo arpiona un pallone beffando sopra in area. Si gira e calcia al lato la chance più ghiotta, almeno fino a quel momento, per i bianchi. Poco dopo ne arriva un'altra, quando Pisano dalla destra vede Pinna sul secondo palo. Il tentativo di prima intenzione dell'esterno finisce sul legno, a Perucchini battuto. Ad 8 dal termine l'occasione buona ce l'ha invece il Teramo. Lombardo lancia De Grazia, libero di attaccare la profondità e presentarsi dalle parti di Ciocci. Da Mancino calcia col sinistro e non lo fa bene, sciupando la migliore occasione del diavolo. Un minuto dopo ci pensa Perucchini ad allontanare il pericolo creato da un tentativo di Ragazzo, opportunità su cui si chiude di fatto la partita. Per il Teramo all'orizzonte c'è adesso un doppio turno interno contro Carrarese e Pontedera e proprio dal Bonolis passerà la possibilità di salvezza diretta.